Lei ha aderito a Sicilia Futura appoggia Renzi. Abbiamo visto qualche giorno fa a Roma il patto della Seppia. Ecco, come mai questa scelta di appoggiare Renzi e di andare avanti con Renzi, pur confermando la vostra autonomia, avete detto? Sì, noi da sempre abbiamo creato le condizioni di attivare un gruppo politico come Sicilia Futura con 11 parlamentari, con 11 parlamentari regionali proprio per creare le condizioni che un grande partito nazionale come il Partito Democratico possa anche sentire le voci di una terra così diversa, così problematica come la Sicilia. Per questo nasce Sicilia Futura. Il rapporto e il percorso creato con Matteo Renzi nella qualità di già premier ma anche di segretario nazionale di questo partito è quello di fare in modo che i programmi, i valori, la forza e l'autonomia della nostra regione possa anche essere nell'agenda di un leader che è un leader nazionale come Matteo Renzi. Parliamo della finanziaria, ancora non è in dirittura d'arrivo, so che ci saranno ulteriori richieste, insomma varie istanze che arrivano dal territorio. Con quanto pensate di chiudere e quali sono le priorità che, diciamo, che affermerete nel prossimo impegno di bilancio? Ma obbligatoriamente bisogna chiudere entro il 30 di dicembre. La proposta del governo è stata quella di dilungare l'attività di esercizio provvisorio e quindi ormai siamo alle battute finali. Io spero che si possa riuscire a dare risposta a tutto quel mondo del precariato, ma anche delle attività produttive che aspettano da tempo una legge finanziaria innovativa e direi anche di stabilizzazione. Abbiamo posto il problema dei lavoratori precari dei comuni, così come quello degli sportellisti, ma anche le problematiche forti attinenti al tema dei consorzi di bonifica, del mondo della forestale e stiamo cercando anche di risolvere le tematiche urgenti di quelle società in liquidazione come Sviluppo Italia o la stessa Associazione Regionale degli Allevatori. Penso che questi argomenti, unitamente alle tematiche di riscossione Sicilia, così come quella concernente l'ANAS con il CAS, possa essere approfondito e si possa anche creare le condizioni di dare un futuro a chi opera in questo settore. La legge, una nuova legge sulla provincia andrà in porto? Sono fortemente fiducioso perché da sempre e da tempo, anche da componente del governo, ho sostenuto che la regione siciliana ha fin troppe competenze e poter delegare ad un ente territoriale intermedio come la provincia alcune competenze che sono proprie del territorio di ogni provincia sia importante, sia per alleggerire questa macchina elefantiaca della regione siciliana, ma nello stesso tempo anche per svolgere meglio il ruolo nel territorio di ciascuna Si provincia. faranno le primarie di coalizione di sinistra per la scelta del candidato a presidente della regione? Io francamente sono sempre stato contrario alle primarie perché ne ho vissuto un'esperienza diretta sulla città di Agrigento, ma se ci sono delle regole chiare e soprattutto degli impegni che chi perde le primarie poi non fa saltare il gioco, e allora le primarie possono essere un ottimo strumento. Ad Agrigento purtroppo abbiamo visto che questo non è accaduto.